Vividstorm è un'azienda cinese con più di 15 anni di esperienza nel settore degli schermi di videoproiezione, con investimenti in ricerca e sviluppo sia sulle superfici di proiezione che nei motori tubolari. L'oggetto del nostro test, protetto da un pacco decisamente robusto e ben preparato, è uno schermo con diagonale da 100 pollici di tipo motorizzato, con salita dal basso e con superficie di proiezione specifica per schermi a tiro cortissimo. La scatola è protetta da una prima busta di plastica con paracolpi angolari, profili di cartone pressati sui quattro lati più lunghi e una prima serie di regge di plastica. L'interno della scatola è protetto su tutti e sei i lati da inserti di materiale plastico spugnoso. All'interno troviamo la busta con istruzioni e garanzia, un pacchetto con alcune viti per il fissaggio di alcuni altri elementi, un primo telecomando a raggi infrarossi, un secondo telecomando in radiofrequenza e infine un comodissimo trigger da collegare alla porta USB di un proiettore. Dopo aver rimosso tutte le protezioni in spugna, possiamo finalmente estrarre lo schermo dalla scatola per trovarci davanti ad un'altra robustissima busta di plastica, molto ben sigillata, anche troppo per chi fosse poco paziente, e soprattutto con altro materiale morbido a protezione dei punti più sensibili. Per l'apertura dello schermo, oltre ai telecomandi e al trigger, c'è anche un pulsante fisico a tre vie posto di lato, vicino alla presa di corrente. Il movimento di apertura è deciso, non troppo lento, con un classico sistema meccanico a pantografo. Tutto il sistema si regge su un unico cavo di acciaio di generosa sezione, mosso dall'unico motore tubolare con cerniere che non accennano al minimo gioco. Il drop nero è regolabile con precisione ed è compatibile per la messa a terra di tutti i proiettori UST provati sino ad ora. Oltre alle rilevazioni fotometriche che troverete in un approfondimento specifico, abbiamo testato lo schermo con una nutrita serie di videoproiettori a tiro cortissimo, ad iniziare dal modello Hisense 100 L5F che abbiamo provato lo scorso settembre con sistema operativo Vida. Oltre al proiettore Hisense abbiamo testato lo schermo Vividstorm anche con proiettori UST di BenQ, Optoma ed Epson. Per tutte le rilevazioni fotometriche abbiamo usato invece il proiettore BenQ V6050 Laser che abbiamo selezionato come riferimento. Le immagini che vedete sono state acquisite con luce ambiente che arriva dall'ampia finestra subito a sinistra, con circa 50 lux sulla superficie al centro dello schermo. Chiudendo le serrande e creando quindi il buio assoluto, il rapporto di contrasto e la qualità d'immagine complessiva salgono di conseguenza al massimo. Del resto, quello che succede aprendo di nuovo le serrande, quindi con luce in ambiente, è semplicemente sensazionale. Il merito è della struttura microscopica dello schermo che nasconde dei piccoli prismi che diffondono quasi esclusivamente la luce che arriva dal basso, quindi dal proiettore, mentre tutto il resto viene assorbito. Il guadagno dello schermo è di 0,57 e coincide con quanto dichiarato dal produttore, ovvero 0,6. Mentre planarità, uniformità e qualità generale sono così alte che abbiamo adottato il Vividstorm come riferimento per tutte le prove di proiettori UST che effettueremo da qui in avanti. Il costo ad oggi è di circa 2.000 euro e il rapporto qualità-prezzo è oggettivamente molto elevato. Maggiori informazioni sono nell'articolo pubblicato su Avimagazine con link nella descrizione.